solito quando pensiamo ai martiri pensiamo a persone del passato, adulte o anziane, ma ci sono anche tanti martiri giovani, come Brainerd David, la cui foto colpisce per lo sguardo consapevole e determinato che ancora rivolge dall'altare della Basilica di Monteberico durante la veglia missionaria, che ricorda anche Nadia De Munari nel primo anniversario del suo assassinio, colpita a morte mentre dormiva per un banale furto e che prestava la sua opera missionaria negli asili di Nuevo Cimbote. Una donna, ma anche un ragazzino in missione, che ha voluto rischiare i pochi anni della sua vita per un mondo migliore. Un ragazzino colombiano di 14 anni che viene ucciso perché partecipava a una brigata di studenti per la difesa dell'ambiente. Per difendere la sua terra e la popolazione indigena, lui partecipava a questo movimento assolutamente pacifico e disarmato, sapendo di mettersi contro gli interessi dei grandi proprietari e dei gruppi armati che infestano la zona, ed è stato ucciso. È quello che Papa Francesco definirebbe un martire della porta accanto, no? Un ragazzo con dei sogni, con delle aspirazioni strappate brutalmente dalla violenza. È un ragazzo che affronta questa violenza disarmato, scegliendo la strada della testimonianza non violenta. Tutti siamo chiamati ad essere testimoni, solo qualcuno è chiamato all'estremo sacrificio del sangue. Sacrificio che ogni volta chiama raccolta umanità e cristiani per un impegno maggiore, per un mondo decisamente migliore di così. Ricordiamo sempre una espressione che è di Tertulliano, che dice così: il sangue dei martiri è seme di altri cristiani, cioè i martiri con il loro sangue fecondano la Chiesa e con la loro testimonianza diventano stimolo, sprone per ciascuno di noi per essere fedeli al nostro battesimo e per essere anche noi come loro capaci di donare la nostra vita.